la Lega sono disponibili a ragionare di diritti per chi fa scelte sessuali, di coppia, di vita, di affetto diverse rispetto a quello che prevedono un uomo e una donna, e quindi riconoscimento di alcuni diritti sicuramente, basta che le scelte di una minoranza non siano imposte alla maggioranza. Per quanto mi riguarda, il matrimonio in quanto tale prevede la presenza di un uomo e una donna, e i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà, non di genitore 1, 2, 3, 4, due mamme o due papà.